Eccoci qui con Alessandra Profeti. Ciao Alessandra e grazie Ciao, per Patrizia. questa intervista. Allora, Alessandra, ti volevo fare alcune domande proprio per farti conoscere meglio a chi ci segue. Raccontaci intanto un pochettino chi sei, cosa fai e come lo fai. Parlaci di te. Allora, io mi chiamo Alessandra e sto facendo un bellissimo percorso all'interno di questo gruppo, perché è un percorso importante, è un percorso alla scoperta della vera me. Diciamo un qualcosa che mi porta a mettere più in risalto anche certi talenti, certe capacità, ma che ho sviluppato veramente nel tempo grazie al percorso all'interno di questo gruppo. E vabbè, lo dico perché ci vede, che ho conosciuto Patrizia nell'occasione della pubblicazione del primo libro, Consapevolezza Felice, e mi ha colpito subito per la sua empatia, per la sua energia, per il suo calore. E quindi, vabbè, lei ha parlato della Divine Connection e mi ha subito incuriosito. Io chiaramente avevo fatto tante esperienze, tanti percorsi anche di personali, a livello di terapia, a livello di spiritualità, però ero veramente molto incuriosita. E quindi ho iniziato a seguire dal vivo, perché al di là, insomma, della lettura del libro, le esperienze più forti sono state quelle dei live, l'intensivo. Infatti io dico a tutti, 2 giorni di live sono come 6 anni di terapia da un'altra parte, perché sono ti rimescolano talmente tanto che entri veramente in un contatto profondo con te. E io, pur avendo fatto tanti cammini, pensavo di aver già, insomma, di essere abbastanza consapevole. Però mi sono resa conto che dovevo ancora limare e rivedere, insomma, delle cose. Sicuramente questo percorso, voglio parlare del primo grande risultato, ed è stato quello di uscire dal ruolo della vittima, perché io per molto tempo mi sono sentita un brutto anatroccolo, non degna, non meritevole, non capace. E quindi questo è stato molto importante, cioè sono andata a vedere tutto, diciamo, in retroscena, tutto quello che c'era dietro a queste mie emozioni. E già, insomma, già questo non è Beh, poco. veramente importante. È molto importante quello che hai ottenuto. Poi tu sei una staccanovista, veramente ne hai fatte di cotte e di crude da quando ci conosciamo. Veramente hai presenziato veramente a tutti gli eventi e ti ringrazio per la fiducia e sono contenta che tu abbia avuto tutti questi risultati. Oltre a questa bellissima condivisione che hai fatto con tutte le persone che ci seguono, ti chiedo proprio di parlarci di te, chi è Alessandra e che cosa fa, cosa stai facendo, chi stai aiutando e a fare cosa e come. Allora, io, diciamo, va bene, nella mia vita, tra virgolette, normale, diciamo così, sono una maestra, lavoro con bambini con disabilità e questo è un lavoro che ho scelto tanto tempo fa e che ho apprezzato, che mi è piaciuto, mi ha dato tantissimo. Adesso in questo cammino sicuramente non è che voglio allontanarmi da bambini, però diciamo che mi si è aperto un orizzonte un po' più grande. E che ancora, insomma, forse non è proprio definito al 100%, però sicuramente è portare un contributo molto forte e tutto grazie alla connessione. Ecco, diciamo che la cosa più importante è proprio la connessione. Io devo dire che in qualunque momento, qualunque giorno, io faccio un lavoro costante su di me e credo che questo sia fondamentale veramente per tutti. Quello che la Divine Connection mi ha dato è proprio superare le cose grazie appunto all'espansione, no? E mi sono resa conto che l'ego e l'amore sono proprio due cose distinte, perché se uno
vuole stare nell'amore, va a scoprire la sua essenza, la sua luce, e è questo quello che vorrei portare, quello che voglio portare, e infatti anche questo, insomma, che poi mi ha spinto anche, insomma, a scrivere il libro di cui parleremo dopo, ma fondamentalmente essere un canale e portare la luce, cioè essere luce, ma in modo molto semplice, in modo, diciamo, pure naturale, insomma, con tutti. E questo sicuramente perché tutto questo lavoro, che non è che si finisce mai di lavorare, ma mi ha portato a uscire dalla prospettiva che era la prospettiva della vittima, della colpa, della vergogna, proprio quel senso di scarsità, tutte cose, insomma, su cui, insomma, ho dovuto ho lavorato, e sicuramente ancora qualche volta, però devo dire che è un grande, la grande ricchezza proprio vedere la propria bellezza, vedere la propria luce, e quindi io sono una persona che comunque vuole continuare a contribuire, a essere, a dare in questa maniera così semplice, però grazie alla connessione, grazie a questo. Bene. Intanto grazie per questa condivisione, l'audio, perché sento sì. Ok, allora raccontaci magari un pochino meglio che cosa fai, oltre all'insegnante, come hai detto, no? Tu ci hai parlato dei percorsi che hai fatto, dei risultati che hai ottenuto, ma adesso ti chiederei più che altro qual è il risultato, cosa è emerso, che cosa può fare Alessandra in questo mondo? Magari se vuoi parlare anche del trattamento che... Non dico più niente, lascio a te la parola, perché così, perché tu sei molto modesta. Allora, Alessandra, dovete capire che è una persona veramente luminosa, ha sempre pensato prima agli altri e poi forse si è ricordata di sé. Lei è veramente una persona con un cuore veramente puro e tende un pochino a parlare poco di quelle che sono le sue grandissime doti e abilità. E io vorrei proprio spingerla a parlare di queste, perché sono veramente tante. Quindi Alessandra, a te la parola, se no parlo io, racconto io di te. Allora, va bene, in questo percorso che stiamo facendo, appunto il percorso dell'anima in diamante, in cui Patrizia ci accompagna passo passo a svelare tutti, a togliere i veli, le ombre, e a tirar fuori la nostra luce, e io ho proposto qualcosa che prima proponevo alle persone, un trattamento di rilassamento, e che lo proponevo in presenza, e che in realtà è una tecnica nata da un fisioterapista, e io niente, poi mi sono resa conto che questa cosa può funzionare anche a distanza, grazie appunto alla connessione con il sé superiore e con l'accompagnamento, insomma, delle guide. E la cosa meravigliosa è che questo trattamento va ad agire su tutti i piani, agisce proprio sul piano del corpo fisico, come sul piano emotivo, come sul piano appunto dell'energia. Quindi lavora proprio a 360 gradi, e fa entrare ancora di più la persona proprio nell'amore, nella luce, nell'energia, nel benessere, che è un benessere proprio completo. Sì, assolutamente. Sì. Certo, Alessandra, come al solito, tu hai parlato di rilassamento, ma io l'ho provato il trattamento di Alessandra, vi assicuro che non è un rilassamento, e tra l'altro ho parlato anche con una serie di persone che hanno provato il trattamento, quindi questo è proprio un lavoro di armonizzazione energetica e molto di più, quindi non sminuire questa meraviglia che no. Tu hai la possibilità di portare agli altri, non è un semplice rilassamento, ma è ben di più, e quindi insomma è bellissimo che le persone che sono in grado di fare tante cose siano umili, perché questo ci aiuta comunque a continuare a crescere e a diventare sempre persone migliori, ed è una grande cosa. È importante anche riconoscere il tuo valore, e magari tu in questo modo lasci a noi la possibilità di farlo, e lo dico io per te, è sicuramente qualcosa di molto di più rispetto a quello che hai detto finora, quindi grazie anche per questo tuo aspetto molto bello. Allora,
Tu una parte importante ce l'hai già detta, no? Che cosa ti ha permesso di fare tutto il percorso che hai fatto finora ed è stato veramente favoloso, soprattutto il fatto che tu abbia scoperto questo modo di aiutare le persone. Sì, Adesso, sicuramente. questa è un po' una domanda trabocchetto quella che ti faccio. Beh, tu hai fatto questo passaggio molto importante. E comunque è una cosa veramente meravigliosa che hai scoperto, che tu hai scoperto di te e che tu comunque hai un cammino importante su questo pianeta. Ok? Sì. Quindi era una cosa che tu ti aspettavi prima di magari scoprirlo? Lo Ma sentivi? ora proprio ovviamente quando uno lo scopre, insomma, è una cosa abbastanza, insomma, grande e non così tanto, non me l'aspettavo. Sicuramente mi aspettavo che, insomma, il desiderio, ecco, l'ardore, il desiderio ardente, diciamo così, di portare un contributo e di portare una connessione, sentire una connessione globale su tutti i piani, proprio unione cielo-terra, e quello sì, quello è sempre stato dentro di me. Poi è chiaro che se uno si vede sempre in un angolino, tende più a sminuirsi, insomma, è difficile, insomma, vedere tutta questa bellezza, no? Questa luce. Quindi diciamo, molto bello, insomma, questo è un percorso, il percorso dell'anima diamante, insomma, un percorso veramente bello e vai proprio a contattare la tua essenza, ecco, un'essenza proprio di amore e di libertà, perché ti affidi, sei guidato, sei sostenuto e quindi ti puoi anche lasciare andare, nel senso che comunque sono le guide, gli esseri di luce che ti guidano. E questa è una cosa molto rilassante, perché nel senso che uno non, insomma, E non anche ha da dimostrare nulla. responsabilità, no? Ma hai voglia di raccontarci, di dirci magari in qualche parola che cosa hai scoperto del tuo cammino? Io cerco di essere dolce nel fartelo dire un pochettino. Vediamo cosa sei pronta a rivelare alle persone che ci ascolteranno, perché è qualcosa di molto bello. Secondo me non c'è niente da nascondere, tutt'altro, è qualcosa di meraviglioso e che ci fa anche comprendere che tipo di compito importante che tu hai qui, e questo ti ha portato prima di tutto ad essere una persona che voleva diffondere quello che tu sei, quello che sono state le tue scoperte, il dono che sentivi di poter condividere con le altre persone. Quindi questo ti ha portato, oltre che a lavorare con le persone, anche a scrivere dei libri proprio per mettere a disposizione quelle che erano le tue scoperte, le consapevolezze raggiunte e tutto quello che hai condiviso. Quindi ci vuoi dare qualche tips in più, qualche informazione in più di quello che è il tuo cammino? Allora, sicuramente è appunto un cammino, nel senso della parola, perché le indicazioni sono proprio di andare un po' in giro per il mondo e questo già insomma, tanta roba, e portare chiaramente una, tra virgolette, una rivoluzione, che non è una rivoluzione tanto pratica, ma proprio una rivoluzione interna, interiore, ed è questa la cosa potente, legata anche a questo trattamento, no? Perché va a agire su tutti i piani e quindi te, entri in connessione con te stesso, con la tua verità più profonda, con la tua essenza di luce e nello stesso tempo vai ad agire anche sull'ambiente, perché se tu, tante persone hanno un'energia molto elevata, anche l'energia dell'ambiente si trasforma e quindi questo è molto bello. È molto Quindi bello, guarda. Anche se io lo sapevo già, mi hai commossa lo stesso. Quanto è bello sì, sentirti raccontare questa meraviglia, no, Alessandra? Per te magari. in Scusami, qualche vai. modo è, chiamiamolo cura, però una cura fatta con la luce, con
con l'energia che si alza, con il benessere, con lo star bene. Mm-hmm. E tra l'altro la cosa che per me è molto bella è che prevede tutta l'interezza della persona, proprio la totalità, corpo, anima, energia, tutto. Molto bello, bene. Sì. Beh, sono contenta che in questo, diciamo, cammino che la Divine Connection e che quello che abbiamo fatto insieme ti abbia aiutato un po', perché comunque sarebbe stato veramente un peccato che tu non tirassi fuori questa tua parte così importante da condividere, secondo me, sì. Da quello che ho visto, da quello che ho sperimentato, da quanto ti conosco, anche soprattutto a livello personale, è veramente importante che tu lasci emergere quello che tu sei e quello che puoi portare agli altri. E ti chiedo proprio, in qualche modo, tu hai già raccontato vagamente, cioè vagamente, neanche troppo, in che modo magari quello che abbiamo fatto assieme ti ha aiutato. Cosa ti ha spinto a provare tutto questo? Cosa è successo dentro di te che ti ha portato, non so, ad incontrarci anche ad un altro livello? Ma sicuramente c'è sempre stato questo desiderio, questa voglia di approfondire, no? Questa curiosità legata un po' alla crescita personale, la crescita professionale, cioè a tutti i livelli, e sicuramente devo dire una cosa, cioè nel senso che quello che mi fa stare bene è proprio come se avessi trovato, cioè come se fossi a casa, no? A casa all'interno del gruppo della Divine Connection e ancora più a casa con il gruppo, insomma, dell'anima diamante, ovviamente, no? Cioè nel senso che tutti quanti siamo protesi a dare il meglio di noi, a vincere delle sfide personali e a dare un contributo veramente luminoso in modo molto semplice. Cioè la cosa che vorrei trasmettere a chi ci guarda è proprio questo, cioè non è che si fanno delle cose acrobatiche, si fanno delle cose che in realtà sono, cioè se ci si apre davvero, cioè sono possibili, insomma. E come lo stai trovando il percorso che stai facendo? Semplice o impegnativo? È un percorso sicuramente impegnativo, è un percorso che ti coinvolge in prima persona, è un percorso con delle sfide, con delle, insomma, tra virgolette, delle prove da superare, da rimettere in discussione, ma rientra un pochino è un allenamento, no? Cioè ci stiamo allenando al cambiamento, alla trasformazione, e essere noi per primi agenti di cambiamento, però se non si cambia noi, cioè, non si può cambiare nulla e nessuno. Quindi cioè, devi sempre stare presente, consapevole, e se poi può capitare di cascare, poi insomma, ci si rialza, perché comunque c'è un gruppo, comunque c'è anche quelli che ti scrollano e ti dicono vabbè, ora vai, datti una svegliata. E quindi va bene. Decisamente. Ti chiedo ancora una cosa, magari per aiutare le persone a capire, no? Adesso loro non sanno effettivamente che cosa state affrontando, voi che state facendo il cammino, ma sicuramente qualcosa di impegnativo, tu sei stata molto delicata a descriverlo. Ma ad esempio, che cosa ti ha colpito sia del cammino della Divine Connection che anche in quello delle anime diamante rispetto a quello che magari hai conosciuto prima, quello che hai incontrato nella tua vita come altri percorsi, ad esempio? Cioè, qual è la differenza? Che cosa hai trovato di utile, di diverso? Ecco, non dico né meglio né peggio, dico di diverso, ecco. Allora, prima di tutto, te Patrizia sei una persona molto diretta, per cui non è che si può, cioè si va dritti al sodo, no? Quindi questo ci dà una garanzia di approfondimento, perché non si può
cioè svicolare in qualche modo, no? Questa è una cosa però che per me è molto importante, cioè questa è una cosa che mi piace molto perché non si va sulla mente che ragiona, tutti non è un percorso intellettuale, ecco, non è un percorso mentale, nel senso si va a filosofeggiare, no? È un qualcosa di spirituale, di profondo, però anche di estremamente concreto. E quindi si mette in atto, cioè quello che si vive. Cioè, fondamentalmente è questo, cioè si vive. È una grande, è una cosa molto importante, perché molte persone pensano: ah, la spiritualità, sfarfalleggiamo in giro, voliamo con gli angeli, invece qui roba pratica, eh? Esatto. Bene, anche quando hai cominciato a scoprire, a ricevere magari delle informazioni sulla tua missione di vita, all'inizio sembrava una cosa forse un po' fuori dal mondo, poi magari hai cominciato a sentire la concretezza di questo, no? Sì, piano piano questo è sempre più concreto, sempre più si fa avanti. Sicuramente perché mi sto anche lasciando andare, nel senso mi accetto sempre di più anch'io, insomma, di essere un canale, e quindi diciamo c'è l'accoglienza, no? Perché chiaramente le resistenze all'inizio, insomma, le mettiamo tutte un po' in atto. Perché comunque sono cambiamenti, sono novità, e quindi... Sì, magari qualcuno di noi aveva in mente di fare una vita più o meno normale, poi gli arriva la rivelazione, tu sei qui per fare qualcosa che avrà un impatto, se te lo permetterai ovviamente, perché ovviamente le cose non si fanno da sole per grazia ricevuta, se te lo permetterai potrebbe avere un impatto molto importante a un livello molto esteso, no Alessandra? Sì. Bene. Bene, bene, ti stai impegnando nei confronti di un sacco di persone con la tua missione di vita, perché ovviamente quando tu dichiari davanti a un certo numero di persone quello che tu vuoi fare, che hai piacere di fare, è anche un modo proprio per, cavolo, l'ho detto, è una leva molto forte, molto importante, che ti dà ancora più forza, anche se tu sei sicuramente una persona che si mette in gioco al 200% e anche di più, l'hai dimostrato un sacco di volte, ti mette proprio in uno stato di cavolo, l'ho detto, ho ancora un motivo in più per realizzarlo, no? Molto bene. Ero totalmente rapita da quello che stavi dicendo. Finora, nelle trasformazioni che sono avvenute in te e che magari ti hanno portato anche a scrivere questo libro, di cui dopo ci parlerai un po' di più, vero? Sì, certo. Qual è stato, come possiamo dire, il risultato, lo smottamento interiore, la trasformazione interiore, il risultato, che cos'è che ti si è mosso dentro, che ti ha portato a fare quello che hai fatto finora? Diciamo, un po' l'ho già detto, nel senso la cosa veramente per me fondamentale è stato uscire da quella prospettiva di chiusura, di negazione della luce, di negazione della bellezza, di negazione dell'abbondanza, cioè sempre uscire allo scoperto e rendersi conto che la propria essenza è luce, la propria essenza è amore e che non... E quindi veramente il trionfo anche della vita, no? Cioè, se vuoi, c'è una vita proprio che si espande. E questo, insomma, per me è stato veramente, per molti aspetti, anche liberatorio, oltre il profondo. Diciamo un eccolo che si è trasformato in un bellissimo cigno. Sì, sì. Beh, molto bello, grazie. Questo... penso sia la cosa più, cioè riuscire a vedere la propria bellezza non è un atto di superbia, riconoscere anche la bellezza, insomma, dell'altro e del divino, perché negando la bellezza del divino in realtà poi neghi anche la tua, insomma. Sì, diciamo assolutamente, poi
la cosa, un conto è saperlo, perché se vai a leggere dei libri lo trovi scritto su tanti libri, però quando ne fai esperienza, e sicuramente tante persone che magari, ad esempio, anche esclusivamente facendo la Divine Connection, quando sono in Divine State, che sperimentano il divino, sentono la bellezza del divino. Tu ovviamente hai fatto molto, hai lavorato tanto su di te, quindi l'hai sperimentata tanto, 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 fino ad arrivare ad esprimerla, mi sembra. Bene, prossimi passi. Ci sono già dei passi, come possiamo dire, dei traguardi, degli obiettivi, dei sogni che vuoi realizzare nel prossimo periodo? C'è qualcosa che hai in mente che magari vuoi condividere? Allora, appunto, prima di tutto va bene, perché praticamente, ora posso mostrare il libro è questo qua, Verità, aiuto, 360 gradi. Wow. Infatti anche il titolo è bello. Leggici bello, anche il titolo, che non si riesce a vedere. Come entrare in contatto con la propria verità più profonda e offrire un reale contributo al mondo. Wow. Bene, allora questo libro in realtà è stato, in qualche modo mi è stato dettato, cioè nel senso, io mi sono connessa, ho chiesto, e mi è stato dettato veramente passo passo. Diciamo che la cosa potente, secondo me, è che riprende tutto il percorso fatto con Patrizia, ma nello stesso tempo è adatto a tutti, anche a chi nega, diciamo, la fonte, può entrare, può leggere questo libro e sentire il valore dell'energia, sentire il valore del proprio corpo, iniziare a riconoscere il proprio valore, la propria bellezza, e questo in modo molto semplice, assolutamente semplice. Ci sono, tra virgolette, anche dei giochi da fare, cioè ogni capitolo, ogni passo, ecco, l'unica cosa, forse l'unica cosa che mi viene da consigliare è di non leggerlo tutto insieme, leggerlo un capitolo alla volta e proprio sperimentare quella, tra virgolette, gioco che è suggerito, ma che non sono giochi, sono giochi semplici, nulla di particolare, però è proprio mettersi in gioco e quindi andare a scoprire qualcosa di sé, diventare più consapevoli di qualcosa di importante rispetto a se stessi, rispetto al proprio sentire, rispetto al proprio corpo, e unire appunto l'amore verso il corpo, come l'amore per il proprio mondo interno, le proprie emozioni, la relazione anche verso il mondo degli altri, come ci risuona dentro, e stare in contatto anche appunto con la propria energia, prenderne sempre più consapevolezza e fare delle scelte, imparare anche a fare delle scelte rispetto a se stessi. Io credo che sicuramente noi possiamo, insomma, siamo noi che si sceglie, no? Praticamente poi alla fine cosa vogliamo almeno. Certo, ti faccio due domande. Allora, la prima è: qual è il risultato, in modo che, visto che tu hai spiegato tante cose, però per rendere ancora più chiaro quello che tu hai detto alle persone, così che, visto che hai parlato di questo libro, sappiano eventualmente che cosa si propone questo libro, no? Quindi il risultato che dà questo libro, che può dare ovviamente questo libro, qual è? Puoi riassumere? Vabbè, sicuramente una maggiore consapevolezza, una maggiore coscienza di tutti i vari aspetti di se stessi, no? Perché in qualche modo si parte dal corpo, le emozioni, cioè il mondo esterno, e poi poi a livello complessivo, quindi c'è sicuramente una crescita, chiamiamola così, una crescita è un risultato inteso proprio del proprio valore, della propria luce, di quello che puoi sentire e puoi scegliere di sentire. Mm-hmm. Quindi ti aiuta anche a fare le scelte, corretto questo? Secondo me sì, assolutamente sì. Okay, è molto infatti questo titolo, Verità, è in qualche modo, credo sia veramente importante,
perché appunto non ci sono più fronzoli, non ci sono più immagini da difendere, non ci si può più prendere in giro, non ci si può più nascondere neanche sotto il mobile, ci sei te e te a 360 gradi intero. Assolutamente, sì. Diciamo via tutte le illusioni, tutti i pizzettini, tutte le cose che non servono e rimane solo l'essenza, la verità. Ok, molto interessante anche perché questo concetto è molto in linea con quello che, possiamo dire, è l'essenza anche della Divine Connection, perché comunque. Ovviamente ti ho citato, Patrizia, non è che non ti ho Wow. citato in questo libro. Wow, sono molto onorata di No, nel questo. senso che certe cose sono nate appunto da questo percorso, da questo cammino, quindi è ovvio che ci sei, non voglio dire in ogni virgola, ma quasi. Wow. Adesso mi fai anche arrossire. Ma senti una cosa, Alessandra, intanto ti ringrazio per quello che hai detto. La cosa bellissima è che comunque c'è un allineamento, non un allineamento di omologazione, ma c'è un allineamento che passa attraverso la verità sperimentata, da questo Esatto, quello che ho capito. Quanto è stato figo, ti chiedo questo, quanto è stato figo mettersi lì e ricevere le informazioni di questo libro, perché tu l'hai canalizzato, hai ricevuto le informazioni e le hai trasferite in un libro. Praticamente questo hai fatto, comprendo bene? È una cosa molto bella, è una cosa sì, molto no, è bella. bellissimo, bellissimo, nel senso che io mi sono, È in la prima. realtà avevo fatto un po' una domanda, no? Perché mi ero un po' posta questo discorso, ma se uno appunto nega completamente la fonte o che le chiami Dio, le chiami Allah, non ha importanza, o nega cioè la bellezza, la luce, cioè come facciamo a proporre, no? Anche una cosa così meravigliosa come la Divine Connection? E allora in qualche modo mi hanno dato risposta, cioè mi hanno in realtà mi hanno detto, prima di tutto partiamo dal corpo. Se già uno sente il proprio corpo, non è male. Poi se comincia a sentire anche il proprio mondo interno, vuol dire che è disposto ad ascoltarsi. E se uno è disposto ad ascoltarsi, forse scopre anche che dentro di sé c'è molto di più rispetto a quello che appare all'esterno. Capito? Wow. E così. Molto bello. Beh, è una cosa, tra virgolette, incredibile che tu abbia fatto una domanda e da una domanda è venuto fuori un libro. È la prima Sì. volta che fai una cosa del genere o ti era già successo prima? No, no, così chiaro no. E poi mi hanno detto, guarda, è veramente importante. E mi avevano suggerito che tra l'altro, poi per una serie di vicissitudini mie, insomma, non è stato possibile, insomma, penso sia andata lo stesso, di pubblicarlo per la festa delle luci a Ah, novembre. ok. Perché mi hanno detto, questo è un libro importante, un libro che porterà luce. E quindi io mi auguro, La insomma, porterà saranno alla molto luce. loro, sarà vero, e quindi io mi auguro veramente che in modo così semplice possa arrivare veramente a tanti. Bene. Senti, ti chiedo una cosa, perché io lo so ovviamente questo, ma immagino che magari ti potrebbe ascoltare qualcuno che non è così addentro a queste tematiche. Quando tu parli di loro, no? Quelli che ti danno le informazioni, a chi ti riferisci? Parli di guide, parli di cosa? Così almeno. Parlo degli esseri di luce che appunto mi hanno guidato e mi hanno, cioè, nel senso, io mi metto sempre in posizione di ascolto. Allora, diciamo, posso dire come faccio? Allora, mi connetto con il mio sé superiore, faccio quasi sempre 10 point. Per me è importantissima la Divine Connection, ma non meno il 10 point, che è proprio un punto saldo del mio percorso quotidiano, e quindi quando faccio il discepolante poi chiedo di essere prima di tutto un canale puro, pulito, di non interferire, perché questo è importante, non metterci del proprio, e quindi arrivano poi le parole. Ah, molto bene. E da quando ho fatto anche questo percorso, diciamo, dell'anima diamante, molto spesso mi arrivano anche le immagini, cose che prima non mi giungevano, e quindi probabilmente
forse sono più aperta, insomma, diciamo, questo è insomma, un grande dono anche questo. Beh, e quindi niente, arrivo. Sei stata brava, ti sei messa tanto in gioco. Scusami, ti ho interrotta, cara. No. Così, è in modo molto semplice, arrivano le parole. Io, tra l'altro, che ha sul piacere, siccome se io comincio a scrivere, poi dopo non ci riesco nulla, ho detto, ragazzi, però me le dite piano, così scrivo al computer, così ho scritto direttamente al computer. Sì, perché sennò a volte le dittature sono un po' troppo veloci per il nostro tempo di scrittura. Molto bene. Senti, Alessandra, ma questo libro quando uscirà? Allora, esce martedì prossimo, martedì 22. Una data, sì, 22. Il 22 dicembre, ed è possibile scaricarlo a livello gratuito da Amazon. E quindi, insomma, niente, se sarà insomma, molto bello insomma, poterlo diffondere, perché, ripeto, l'importante è leggerlo con calma, nel senso non va letto tutto insieme, no? Però è anche piccolino, insomma, non è un libro che poi è scritto in modo molto semplice. Bene, ma allora vi siete resi conto che Alessandro ci ha fatto un bellissimo regalo, non solo ci ha parlato della sua esperienza, di quello che ha vissuto, ma ha condiviso con noi il suo libro, perché ha detto che è possibile scaricarlo. Quindi noi adesso metteremo nella descrizione di questo video il link, così che voi lo possiate scaricare. Mi raccomando, martedì 22 dicembre scaricate tutti il libro di Alessandra e poi mi raccomando, leggetelo e fate sapere ad Alessandra, magari scrivendo sotto questo video, se vi è piaciuto, che cosa avete tirato fuori. Scrivete ad Alessandra, raccontatele le vostre storie, perché questo è molto importante, visto che è una persona che si dona così tanto a farle sapere quali sono i risultati di quello che lei ha fatto e che ha messo a disposizione di tutti noi. Sono, perché comunque questo dà molta energia e voglia di continuare a fare tanti bei doni, ok? Bene, io direi, Alessandra, ti ringrazio tantissimo per questa intervista. Grazie tantissimo per tutto. E adesso vi salutiamo e vi auguriamo una bellissima lettura, una bellissima esperienza con questo libro di Alessandra. Grazie Bene, Alessandra grazie. E ciao a grazie a tutti. Tutti. Grazie di cuore davvero. Ciao. Ciao Felice.